Soddisfatto è la risposta dei cittadini, delle persone che vi hanno seguito durante questa protesta, oppure attendevate un numero maggiore di partecipanti? No, assolutamente soddisfatti, perché le sentinelle in piedi hanno lavorato a questa manifestazione almeno da un mese a questa parte, perché circolavano i volantini. Noi cittadini ci siamo organizzati su WhatsApp spontaneamente, infatti non ci sono sigle di associazioni, di niente, ma sono persone che spontaneamente in due giorni si sono organizzate per venire a rispondere ad una manifestazione che io dico di falsari e di razzisti. Di falsari perché le sentinelle in piedi ritengono che se venissero approvati in Italia, legalizzati le unioni fra persone dello stesso sesso, questo sarebbe un vulnus alla famiglia che loro dicono naturale. Ciò non è vero e non riescono a portare un solo esempio, una sola prova di questo, e per questa ragione io ritengo che siano dei falsari. Poi sono dei razzisti perché negano i diritti delle persone omoaffettive, basandosi quindi su una caratteristica umana, né più né meno come può essere il colore della pelle oppure l'appartenenza ad una determinata nazionalità. Questa va oltre l'omofobia, perché affonda questo atteggiamento mani e piedi in quel brodo di cultura che si chiama razzismo.